vi parlo di come si collocano le lingue straniere all'interno dei nostri indirizzi di studio. L'inglese è la prima lingua per tutti e tutte le lingue si studiano per 3 ore settimanali, mentre a seconda dell'indirizzo la seconda lingua straniera cambia. Nell'indirizzo turismo è il francese, mentre nell'indirizzo amministrazione, finanza e marketing è a scelta tra lo spagnolo, il francese e il tedesco. Questo avviene nel biennio, mentre nel triennio si aggiunge per gli indirizzi turismo e relazioni internazionali per il marketing una terza lingua a scelta, mentre per l'indirizzo sistemi informativi aziendali la seconda lingua si abbandona dopo il terzo anno e si prosegue solamente con l'inglese per lasciare più spazio alle materie di indirizzo come l'informatica. Allora Sara, tu peux m'expliquer pourquoi as-tu choisi d'étudier dans cette filière, la filière RIM? J'ai choisi d'étudier dans cette filière parce que c'est une filière qui permet d'étudier trois langues étrangères pour appliquer les connaissances linguistiques au domaine des relations internationales. Moi, je suis très heureuse d'avoir choisi cette parcours. Et je l'ai choisi parce que j'ai toujours été passionnée par les langues, surtout par le français. Et toi, Simone, à ton avis, pourquoi c'est important d'étudier le français? Pour différentes raisons. Le français est une langue parlée sur tout le continent, de l'Europe à l'Asie. Le français est l'une des langues officielles de l'Union européenne et la France a beaucoup d'échanges et de liens commerciaux avec d'autres pays du monde et surtout avec l'Italie. È vero, che fai? Sto guardando le foto dello stage a Nizza che abbiamo fatto, te lo ricordi? Oh, che bello, sì, fa vedere. Allora, qui eravamo in classe con l'insegnante, infatti ogni mattina avevamo lezione dalle 9 alle 12 e poi il pomeriggio andavamo a fare l'attività in giro per la città. Invece guarda qua. Vero. Ah, qua siamo al museo Mamak, quello d'arte moderna e contemporanea. Qua invece stiamo facendo una caccia al tesoro in giro per Place Masséna. È stato veramente bello. Invece qua siamo ad Antibes e a Monte Carlo invece qua. E qua invece c'è una foto della gita Ez, dove abbiamo visto come si creano i profumi. È vero. Guarda, ti faccio vedere. Questa era la mia famiglia ospitante e loro avevano dei figli più o meno della nostra età, quindi le sere in cui non uscivamo con le prof, stavamo con loro. Invece proprio l'altro giorno ho trovato una calamita che ci ha regalato la prof. La mia diceva, une journée sans rire est une journée perdue. La mia invece diceva, c'est la ronde modeste de voyager, on voit quel petit place on occupe dans le monde. Salut Margherita, ça va? Salut Lorenzo, ça va et toi? Très bien, merci. Donc, est-ce que tu as décidé de faire le DALF B2? Non, parce qu'avec les cours à bac, elle certifie déjà ma connaissance du français au niveau B2. Ah, moi par contre, j'ai décidé de le faire car j'ai toujours aimé la culture française et sa langue. En plus, comme tu sais, j'adore la chanson française. Donc, j'ai décidé de passer l'examen qui sera un outil en plus dans le monde du travail. Moi aussi, j'aime le français et en classe, j'ai eu la possibilité non seulement de connaître le patrimoine culturel, mais aussi les grands auteurs de la littérature française. Et puis, tu sais déjà que j'aime Molière. Ah, moi, par contre, j'irai bientôt voir Mireille Mathieu en concert. Mais bon, je file, j'ai un contrôle. Bientôt, à bientôt. Hallo Ilem. Hallo Daniele. Was für ein Typ bist du? Ich bin ein kreativer und energischer Typ. Und du Daniele? Ich bin ein sympathischer und freundlicher Typ. Prof, noi studiamo tedesco da molti anni, ma ci sarà davvero utile? Beh, la Germania è il primo partner commerciale per l'Italia ed è il primo punto di riferimento per le imprese italiane. Se pensiamo al turismo, su 3 euro spesi in Italia, 1 euro è speso da turisti di lingua tedesca. Di conseguenza possiamo dire che sì, il tedesco può davvero fare una grossa differenza all'interno del mercato del lavoro. Io ho scelto il tedesco perché è la lingua che ancora non conoscevo e soprattutto perché sembra molto complesso, ma in realtà è veramente melodico. La lingua tedesca all'apparenza può sembrare complicata, perciò l'ho scelta per sfidare le mie capacità. In più mi piace perché la Germania è uno stato con una grande storia da raccontare. Perché è molto richiesto nel mondo del lavoro ed inoltre io sono sempre stata affascinata dalla cultura tedesca. Il tedesco era una lingua che studiavo fin dalle medie e quindi ho preferito portare avanti questo percorso. Inoltre penso che il tedesco sia una lingua molto logica e quindi sembra complicata, però in realtà è molto più semplice di quello che sembra. Prof, perché mi ha dato questa mala nota? Io ho studiato dalla tarde. Non ti preoccupes, la prossima.
Sinavex, recupererás. En el salvemi, tu esfuerzo cuenta. Para nosotros eres una persona y no una nota. Gracias, prof. Flore. Tranquila. Per quanto riguarda lo studio dello spagnolo, oltre alla grammatica, alla cultura e al lessico, stiamo sperimentando una metodologia didattica innovativa, ovvero il gioco di ruolo educativo, che in inglese si chiama EduLARP, Educational Live Action Role Play. Con questa metodologia, gli studenti possono interpretare dei personaggi per dare vita ad una storia collettiva, e la narrazione è una narrazione di tipo attiva, gestuale, non solamente verbale. In questo modo gli studenti sviluppano molte capacità, molte abilità sociali, comunicative e altri tipi di qualità indispensabili per entrare a far parte nel mondo del lavoro, per riuscire a diventare adulti responsabili e consapevoli, come l'empatia, il pensiero critico, la collaborazione e la mediazione. Gli alunni della quinta H ci mostrano un frammento di un gioco di ruolo a cui hanno preso parte. Io ho llegado antes che tu. Però io non quiero sentarmi in prima fila. Io tampoco. Bueno, está bien, chicas. No merece la pena discutir para estas tonterías. Lo importante es estar bien en la escuela con los compañeros y con los profesores. Il salvemi ti accompagna hacia tuo futuro. Salve, Irene. Your test was very good. You have improved a lot. I'm glad about this. You see, hard work is always rewarded. Thank you. Well, if I might say, the first certificate course has really boosted my speaking and writing skills, and I feel way more confident now. I never felt so confident since we came back for our internship in Dublin, before the pandemic, of course. Oh, I know, that was great. There is nothing like going abroad to learn a language, and as soon as we can, we'll organize other internships. But for the time being, there are plenty of activities offered by our school. Not to mention what we do in class, of course. And what about speaking skills? I'd like to join the conversation class. I've heard that that's great to improve your fluency. It gives credits for the final exam, and it could be so much fun too. Well, a sort of meeting friends with an English teacher and chit-chatting about this and that. Well, yes, it's a wise decision, if you feel confident with that and if you like. I mean, what you learn with pleasure, you never forget. And what if I need to revise a grammar section or a module? Oh, Irene, don't worry. Every year there is usually support for students in need. You just have to book online, fix an appointment, and then you will talk to a teacher. It's very useful for revision, grammar, and writing. Well, girls, it sounds like you are forgetting what we do in class. Not at all. Let's go back to our lesson. Prof, do you remember that today we're supposed to watch a movie? Oh, yes, of course I do. And in fact, I've chosen a great documentary about the Roaring Twenties. Well, it wasn't exactly what we expected to. So, what are you waiting for? Join us.